Cominciamo da quello della tradizione, il tema della tradizione. Che cosa abbiamo detto sostanzialmente finora in generale riguardo a questo tema? L'abbiamo collegato strettamente al problema della memoria, no? Esattamente come non si dà una memoria, abbiamo detto, ricordate, riproduttiva, così come per Barbu non c'è una memoria che è un semplice ricordare, così ovviamente tradizione non sarà un semplice tramandare la stessa cosa da epoca a epoca. Questa idea di tradizione non rappresenta alcunché di reale, no? Nulla si tramanda meccanicamente. Essendo che tutto ciò che si tramanda attraverso memoria, atti di memoria, è evidente che non c'è mai una tradizione, che la tradizione non va mai immaginata come il permanere di epoca in epoca di uno stesso oggetto. Nel termine tradizione, all'orecchio di Warburg, suonava indissolubilmente legato nel termine tradizione anche il termine del tradimento. Non vi è nulla che si tramandi senza tradirsi. Perché? Perché ogni atto di tradizione, ogni atto di memoria, e cioè ogni atto che istituisce una tradizione, è anche un atto di interpretazione. Non vi è tradizione senza interpretazione. E quindi si può parlare in Warburg di questo problema che potremmo citare con le parole di un grande filosofo contemporaneo, di Heidegger, no? Vi è sempre una violenza dell'interpretare. Ogni tradizione presuppone una violenza dell'interpretare. Non vi è un oggetto, un segno, un revelatum, qualunque esso sia, qualunque ne sia la natura, che noi poi successivamente ricordiamo o interpretiamo. Badate. Fate attenzione a questo punto che è molto importante. Voi non dovete immaginare secondo una sequela quasi meccanica cronologica, secondo una successione di momenti. Prima c'è questo oggetto e poi c'è l'atto dell'interpretazione. Prima c'è questo oggetto e poi c'è l'atto dell'interpretazione che stabilisce una tradizione attraverso la quale questo oggetto viene ricordato. Non è così semplice, così meccanica la cosa, no? Ogni oggetto è già interpretato, il discorso sull'origine che facevamo l'altra volta, non vi è un'origine obiettiva. Per quanto indietro risaliamo, noi siamo sempre in presenza di oggetti che sono già interpretati. Quel segno, quel revelatum, questa cosa qui è già un'interpretazione. Non è che da qui inizi l'interpretazione, da qui inizia una nuova interpretazione di questo oggetto che è già in sé interpretazione. E nel furore, nel amore verso la cosa, questo è l'amore, dicevamo l'altra volta, verso quell'archè che non è cosa, che è irrivelabile, che è absconditum, che è latens. E questo è il demone della memoria, proprio in Warburg, no? Il demone della memoria. È un demone perché ci trascina verso un archè che non è cosa ricordabile. Per quanto io mi inoltri nel passato, per quanto ritorni indietro, purtuttavia mai potrò incontrare una cosa che non sia anche interpretazione. Dunque il segno dell'interpretazione è immanente alla cosa stessa interpretata. Io interpreto interpretazione. Io interpreto interpretazione. Quindi non soltanto la tradizione non è il perpetuarsi di un oggetto sempre identico a se stesso, non soltanto la tradizione è anche necessariamente violenza dell'interpretare, ma la tradizione stessa, gli oggetti stessi della tradizione sono interpretazioni. E quindi la violenza dell'interpretare si esercita su un già interpretato, su qualcosa che è già interpretazione, su una res che è sempre con l'interpretazione, nulla res sine interpretazione. Vuol dire che appunto cose e interpretazione sono di fatto, si stringono di fatto in un sinonimo. Dovremmo inventare un nuovo termine per dire cosa, res e interpretatio insieme. Da qui il problema che vedevamo l'altra volta, cioè che allora la memoria nel suo tentativo di sempre meglio toccare la sua cosa, l'oggetto del suo amore, ciò che la chiama, è spinta verso un archè
insondabile, verso un Adelon, come dicevano gli antichi storici greci, verso qualcosa che non è Delos, che non è l'apparenza, che non è la manifestazione, che non è aletheia, che non è disvelatezza, che rifugge da ogni manifestazione, che rifugge da ogni aperto. E qui è proprio i temi, appunto, che abbiamo tante volte incontrato più o meno di sfuggita nelle lezioni precedenti. Cerchiamo di vedere l'effetto di questa, ecco, cerchiamo allora di armarci, per così dire, di questo occhio o di questo orecchio per un'interpretazione così intesa, e vediamo come, quali effetti questo occhio, che cosa vede, che cosa può vedere questo occhio se si esercita sui materiali su cui si esercitava Vacco, cioè la rinascita degli dei antichi. Il problema, appunto, di come si fossero tramandati, traditi attraverso i tempi, come si fossero tramandati, traditi attraverso i tempi gli dei pagani. Questo era il tema iconologico di Vacco, ma era anche il suo tema, come sappiamo, psicologico, nel senso pieno del termine, no? Psicologico, cioè attinente l'anima, attinente la psiche. E vediamo di pensare questo problema commentando, che appunto per me significa un pensare con, un'opera, una delle opere più apparentemente semplici, ma più ardue e complesse dell'umanesimo italiano, una delle ultime opere, forse addirittura l'ultima opera di Giovanni Bellini, Il festino degli dei, che doveva ornare, che ornò lo studio di Alfonso d'Este di Ferrara. Lo studio di Alfonso d'Este, duca di Ferrara, doveva essere ornato da questa opera, da questa grande opera, più di 2 metri lunga, di Giovanni Bellini, che attualmente è alla Washington Gallery, una delle grandi opere del primo Cinquecento veneziano, una opera di passaggio tra la grande stagione del tardo Quattrocento veneziano, impersonata appunto da Giovanni Bellini, e la stagione del Giorgione e del Tiziano. Tanto è vero che in alcuni punti quest'opera sicuramente... Tieni pure aperta la porta, scusi, io ho cominciato prima oggi perché avevo poi... ma tienila pure aperta, perché io non andato su. In alcuni momenti quest'opera rivela senza dubbio la mano dei giovani Giorgione e Tiziano, o di tutti e due, o di uno dei due. Qui dalla diapositiva voi non potete vedere assolutamente nulla, anche perché se forse spegniamo la luce qualcosa di più si riesce a vedere. Chi ha un po' di occhio per questo periodo noterà immediatamente la... Scusate, sono partito prima perché ai 43 quarti devo... Appunto, cerchiamo di pensare con quest'opera, questo tema della tradizione, delle forme con cui gli antichi dei si tramandano, tradiscono, secondo questa caratteristica alternanza di significati che è propria dell'idea warburgiana di tradizione, dell'idea di Warburg. E come vedremo, questa idea riguarda molto direttamente anche il tema della melancolia che poi tratteremo. Questa alternanza, questo doppio all'interno dell'idea di tradizione ha molto a che vedere con la melancolia di Warburg, con il tema della melancolia, la cui importanza per Warburg e per gli studi successivi della scuola di Warburg è, come vi indicherò brevemente, assolutamente fondamentale. Questa è un'opera che Warburg non commenta, ripeto, è una delle ultime, forse l'ultima opera di Giovanni Bellini, l'opera in cui avviene, come è chiaramente testimoniato dallo stato stesso della tela che oggi possiamo vedere, un passaggio dalla grande stagione del tardo Quattrocento veneziano. Bellini era il pittore che, ad esempio, il Dürer, che dopo vedremo appunto a proposito della melancolia, amava di più tra gli italiani che ebbe modo di vedere quando visitò il nostro paese, e la stagione dominata prima da Giorgione e poi da Tiziano. Probabilmente tutti e due, o uno dei due, mette mano a questa tela, come si può facilmente vedere dal grande contrasto che c'è nel paesaggio sullo sfondo tra il boschetto sulla destra in tipico stile belliniano e invece i grandi alberi, il grande paesaggio quasi in stile eroico della sinistra. Ecco, è un contrasto nei due paesaggi che chiaramente testimonia con ogni probabilità di una differenza di mano
Ma non è di questi problemi che vogliamo parlare, che dopo saranno tutti i problemi che affronterete nella parte funzionale del corso, quanto tentare un'indagine di quest'opera a cui, a mio avviso, il più grande dei Warburgiani, cioè Edgar Wind, ha dedicato un intero libro, un piccolo e importantissimo libro, proprio tutto dedicato all'interpretazione del Festino degli Dei di Giovanni Bellini. Gli dei, la tradizione degli dei, tradizione nel senso che abbiamo detto, no? Gli dei pagani che tornano dopo lunghe metamorfosi, no? Dopo un lungo errare. Errano gli dei, no? La figura degli dei è una figura di esseri, sono figure di esseri vagabondi, come disse lo Zenech, un altro studioso di storia dell'arte molto influenzato da Warburg. Sono esseri vagabondi, conoscono infinite metamorfosi, la loro tradizione, no, se noi ripercorriamo la loro tradizione, il loro errare, il loro cammino, mai incontriamo una figura, per così dire, archetipa, incontriamo solo interpretazioni, la tradizione è tradizione di interpretazioni, il nostro interpretare, la violenza del nostro interpretare, ha a che fare non con res semplicemente, ma sempre con res interpretate, sempre con quel termine che unisce sempre res a interpretazione, no? A differenza di ogni visione ingenua e di tradizione e di memoria di cui abbiamo parlato, no? Sono esseri vagabondi gli dei, sono esseri che conoscono infiniti esili e non uno soltanto, perché questi dei pagani sono stati in esilio in diverse culture, in diversi paesi, non in uno solo, no? Sono in esilio nella nostra civiltà, nelle diverse grandi correnti della civiltà cristiana, ma sono stati in esilio anche nell'Islam, nel mondo arabo, lo vedremo bene quando studieremo i temi astrologici, a proposito di Palazzo Stefanoia. Sono stati in esilio ancora più lontani, perché molte immagini astrali, come vedremo, contaminano le figure classiche degli dei con figure di divinità indiane addirittura, che poi ci ritornano nelle immagini degli dei astrali. Dunque non soltanto un esilio, gli dei in esilio, come suonava il titolo di un bellissimo libretto di Heinrich Heine, che sicuramente influenza Warburg, il tema degli dei pagani in esilio, ma molti esili, no? Sono veramente esseri vagabondi, ma nel loro vagabondaggio, nelle loro metamorfosi, essi spesso si presentano, questo è un elemento da sottolineare, ben presente in Warburg, essi non solo si metamorfizzano, si trasformano, ma si trasformano spesso in forma bizzarra. Vi è anche questo elemento di bizzarria nelle metamorfosi degli dei. Vi è anche questo elemento che fa parte della nostra idea di tradizione, se voi ve la svolgete nella testa radicalmente, vi è anche questo elemento carnevalesco nella trasformazione degli dei, no? Per carità, non pensate a nulla di attuale quando parlo di carnevale, no? Vi è anche questo elemento carnevalesco nelle trasformazioni degli dei, è un elemento bizzarro nella trasformazione degli dei, no? Cosa vuol dire questo? Una cosa essenzialissima per capire bene Warburg e prima di tutto la sua psiche, e poi anche secondo me come va fatta la storia dell'arte se si vuole fare seriamente. Assolutamente impossibile, dunque, cercate di seguirmi, tradizione, tradimento, esilio degli dei, infinite trasformazioni, metamorfosi, ma metamorfosi anche bizzarre. Vuol dire che cosa tutto ciò? Vuol dire che è assolutamente impossibile tracciare linee dirette, grandi e larghe autostrade che percorrono i secoli sulla base di unici grandi sensi. Bizzarramente si trasformano le nostre figure. Non solo molteplici sono i loro esili, ma anche bizzarre le loro trasformazioni. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che nell'idea di tradizione non è estirpabile dall'idea di tradizione un elemento, una dimensione eventica, di evento, di caso, di fortuna, che non sarà mai, cioè, la tradizione riducibile appunto ad un senso, ad una logica concatenazione causa-effetto.
Per cui io in ogni punto di questa tradizione, in tutto lo spessore del termine su cui ormai, a cui ormai siamo abituati a fare riferimento, in ogni momento riesco, come dire, a costruirmi, ogni momento diventa l'anello di una catena di successione di cui io dispongo, di una successione di cui dispongo dell'intero senso, dell'intera logica, perché nella trasformazione delle nostre figure, dei nostri dei, è inscindibile un elemento che gli antichi conoscevano bene e anzi addirittura in qualche modo divinizzavano, di, per dirla col termine greco, di kairos, un elemento eventico, evento, non è solo forma la tradizione. La tradizione non si dà soltanto in forme, ma anche in eventi, per parafrasare il libro di un mio vecchio carissimo maestro, e cioè Carlo Diano, che insegnava letteratura ebraica. Non ci sono solo, nel classico non c'è solo la forma, ma vi è la tragica dialettica di forma ed evento. Di forma, le grandi forme classiche, le grandi forme degli antichi dei, che nel nostro Rinascimento, nel nostro umanesimo in particolare, cercava e amava il Mantegna, la forma classica, la forma che sta, la forma definita per sempre, l'ente che sta per sempre, l'ente visto sub specie eternitatis. Ma nel classico non c'è mai soltanto questo, c'è questo e l'evento, c'è questo e ciò che distrugge la forma, ciò che la mette continuamente in crisi, in discussione, cioè appunto Tiche, fortuna, caso, evento, kairos, quel fanciullo che anche tanti, in tante raffigurazioni umanistiche rinascimentali incontriamo, con le ali e i piedi, che rotola spesso su una palla o su una ruota, col ciuffo in avanti che è inafferrabile. C'è anche questo momento. Allora, nella trasformazione, se voi seguite radicalmente la nostra nozione di tradizione, che è quella su cui si affaticava Barbo, allora scoprite appunto un altro dei grandi limiti del suo discorso. Abbiamo detto che la grandezza di Barbo sta nel fissare con precisione i limiti del proprio linguaggio, i limiti della propria ricerca sul che cosa è e che cosa vuol dire. Tutto ciò che appunto gli storici barbuliani successivi hanno in gran parte dimenticato, e che in Barbo era acutissimo, prima di tutto definire i limiti del potere del mio linguaggio. Non vi è potere che non abbia i propri limiti, e quelli vanno immediatamente definiti. Allora, nei confronti di uno che ama la tradizione, di un filologo, come tante volte abbiamo ricordato, ecco, occorre sapere questo limite, che nella tradizione che studio, e che studio perché amo, e che amo perché mi chiama, e tutti i discorsi che abbiamo fatto e rifatto, in quella tradizione si dispone anche eventicamente, secondo un tempo che è il tempo dell'evento, non soltanto secondo il tempo della successione, non soltanto secondo il tempo cronologico, non secondo il tempo che riesco sempre a soppesare e misurare, secondo il tempo della concatenazione di causa-effetto, ma anche secondo eventi, rotture, bizzarrie, ma ecco il significato profondissimo del termine bizzarria. La bizzarria è nient'altro che il segno dell'evento, il segno che poi, malgrado tutti i nostri studi, malgrado tutta la nostra diligenza filologica, e anzi non malgrado, proprio grazie a, attraverso tutta la nostra diligenza filologica, poi incontriamo sempre il bizzarro. Non soltanto non riusciamo a distruggere e conquistare definitivamente il monstrum, tutto l'altro grande tema che abbiamo visto, ma nemmeno riusciamo ad evitare l'evento. E l'evento si dice attraverso il bizzarro, la forma bizzarra, ma che ci sorprende, ma questo da dove viene? Ma questo in quale collezione si colloca? No, vi è anche lo straordinario. Anche appunto il bizzarro nel senso radicale del termine, tutta la pregnanza del significato. Vi è l'evento. Il classico non è solo forma, e allora scopriamo da questo punto di vista la ragione vera, proprio estetico-filosofica, della
avversione di Warburg nei confronti delle scuole, della tradizione di studi classici inaugurata in Germania, in Europa, dal Winckelmann un secolo e mezzo prima, no? Cioè in cui tutta l'attenzione era rivolta alla forma classica, il classico era quasi sinonimo di grande forma, questa grande tradizione, questa grande scuola storiografica ed estetica che ha praticamente dominato proprio fino a Nietzsche, possiamo dire, insomma, no? Con alcune certo enormi eccezioni, ma assai poco influenti negli studi, nelle discipline storiche. Ecco, Nietzsche da un lato, con Warburg dall'altro, che questa tradizione si interrompe definitivamente, con Riegel a Vienna, che questa tradizione si interrompe definitivamente. Personaggi diversissimi tra loro, come già sappiamo, ma che entrambi, per tutti e tre, con altri potremmo aggiungere, ma questi tre in particolare, con motivi diversi e per linee diverse, giungono alla scoperta dell'evento nella tradizione, del tempo dell'evento, hanno l'orecchio per questo tempo. Ma non basta, perché se vi è questa dimensione nella tradizione, dunque tradizione non semplice conservazione, esattamente come memoria non semplice riproduzione, ma tradizione uguale violenza dell'interpretare, ma violenza dell'interpretare che si esercita su un interpretato, esercitandosi su una cosa che già essa stessa interpretazione non riesce mai però a dissolverla nell'interpretazione, perché ogni traccia della tradizione ha una riserva rispetto ad ogni interpretazione, ha una propria casualità, una propria eventicità, ha un proprio, è un caso proprio che nessuna regola interpretante potrà dissolvere, di cui nessuna parola sarà tanto potente di dire esaustivamente che cosa è, che cosa significa, perché ogni forma ha una riserva eventica, ha una proprietà, ha un timbro solo suo, che può giungere fino al bizzarro, fino a ciò che veramente è fuori regola, è carnevale rispetto alla norma. Ma badate, carnevale secondo proprio il significato proprio di ricreazione, perché è proprio perché ogni cosa ha questa riserva propria, c'ha questa energia soltanto sua che sempre può ricrearsi, no? Ricreazione, questo vuol dire, un momento di ricreazione, questo era il carnevale, è esattamente il significato opposto a quello del divertimento, divertimento vuol dire disvertere, vuol dire gettare via, spargere, consumare, ricreare, che noi sentiamo addirittura come sinonimo, no? Ci ricreiamo, ci divertiamo, sono due significati metafisicamente contrapposti. Il ricreare è invece un, appunto, ritornare al proprio, e proprio riattingendo l'energia che ci è propria, che sta nel nostro più proprio, potere ricrearci. Il carnevale erano questi momenti di ricreazione. Accenno a questo tema perché c'entra moltissimo col festino che stiamo già vedendo, che stiamo già vedendo. È per questo che le immagini del passato, le figure degli antichi dei, sono per Warburg grammata, segni pieni di energia vitale, diagrammi di energia sono queste tracce, queste figure del passato, perché non si limitano sul piano del semplice significato che si sviluppa in un discorso cronologicamente determinato, che si sviluppa secondo il tempo, che è il tempo del consumo, del nascere, del morire, ma hanno questa loro riserva di energia intima, propria, cui continuamente possono attingere per ricrearsi. Hanno un proprio evento, e vengono, oltre alle parole che ci dicono, oltre a ciò che ci comunicano, hanno questo proprio, che è evento, che non si esaurisce nella forma che ci comunicano. E noi dunque, quando le amiamo, quando ne siamo i filologi, attingiamo in qualche modo a questo limite, giungiamo fino a questo limite.
scopriamo nelle nostre figure, nelle nostre immagini, tracce di questa energia. E allora c'è il loro evento, badate, e poi c'è quell'evento di cui abbiamo parlato le altre lezioni, cioè quell'evento in cui il filologo le tocca, per così dire, no? Perviene a questo limite dell'immagine. C'è l'evento di queste immagini e c'è l'evento dell'incontro tra il filologo e queste immagini. C'è l'evento, cioè la dimensione eventuale non è soltanto dell'immagine, ma è anche dell'interpretazione dell'immagine, appunto, no? Ma non potrebbe essere diversamente se ragionato un momento. Se l'immagine ha questa dimensione di eventicità, non si esaurisce soltanto nella forma che ci comunica, di cui ci dice, ebbene, se noi vogliamo toccare l'immagine, anche questo momento, se noi dobbiamo sfiorare l'immagine, anche questo momento dovrà avere in sé un carattere eventico. Cioè, no, non toccherebbe l'immagine se l'immagine è in sé anche evento. Per rapportarsi davvero all'immagine, occorre che vi sia una dimensione di evento anche nel filologo. E cosa dicevamo l'altra volta quando insistavamo sul filologo come sulla dimensione, come dire, virgolette, erotica, Platone, sia chiaro, del filologo? Insistavamo proprio su questo elemento qui. Il filologo può inseguire, amare, soltanto l'immagine di cui riconosce la proprietà. Non ci si può innamorare di una figura indifferente, indistinta, di un momento tra gli altri, no? Ci si può innamorare soltanto di una cosa che è per noi evento. E l'incontro con quella cosa è evento. Ha una dimensione di evento, ha anche una dimensione di evento. Non è riducibile al piano del significato nel suo discorso cronologico. Cosa c'entra tutto ciò? Cosa c'entra tutto ciò con la figura che stiamo guardando? Questa è una figura apparentemente molto semplice, eh? Il titolo sembrerebbe già spiegarla tutta, il festino degli dèi. Sembrerebbe già spiegarla tutta e tutte le interpretazioni fino a quella del Wind, che ha rinnovato completamente l'interpretazione del quadro, si limitavano a indicare i diversi dei che compongono nella figura e a collocare la figura nell'iconologia assolutamente tradizionale, di cui abbiamo dovizie di esempi, dell'appunto festino degli dei, del momento dell'orgia tra gli dei, no? E secondo una tradizione che già nell'antichità era ben presente, i nomi che più spesso venivano fatti sono quelli appunto dei dialoghi degli dei di Luciano, no? In cui appunto le figure degli antichi dei venivano ironizzate, eh? Quindi si tratterebbe di una composizione ironica che vede, che immagina, che rappresenta gli dei in abiti dimessi da poveracci, da poveri uomini affaccendati in occupazioni o in divertimenti del tutto comuni. Cioè un'immagine del divertimento degli dèi, nel senso che prima ho specificato, no? Un'immagine di divertimento degli dèi, un'immagine assolutamente antieroica, un'immagine che contrasta metafisicamente con l'immagine del Parnaso, del Mantegna, no? Un'immagine che contrasta assolutamente con quell'archeologia, con quella passione per l'archè, per la figura, per la forma compiuta, che sicuramente più di ogni altro il Mantegna rappresentava nel nostro 400. Ora, questa interpretazione in chiave ironica, divertita dell'opera è molto contrasta, diciamo così, nettamente con una lettura appena appena superficiale, ma che guardi ciò di cui si tratta, no? Prima di tutto, intanto, e questo è molto importante, la collocazione del dipinto, che era tutt'altro che una collocazione festaiola, in quanto era dedicato, era destinato allo studio appunto di Alfonso d'Este, ma questo già potrebbe essere scarsamente significativo, anche se non tanto. Poi noi sappiamo dell'interesse straordinario che appunto lo stesso Alfonso d'Este aveva per questo quadro, come l'ha seguito, come lo voleva, quanto lo intrigava da tutti i punti di vista questa opera quasi ultima del Bellini. Ma poi soprattutto mancano tutta una serie di caratteristiche del quadro di genere che prima richiamavo, no? Intanto qui non vi è alcuna accenno a motivi o movimenti orgiastici, tra virgolette, no?
non vi è assolutamente nulla che possa richiamare il baccanale o l'orgia. Le figure in abiti che più che di messi, diciamo, semplici, non esibiti, senza spazio, ma che non hanno nulla di particolarmente dimesso, certo, abiti non regali, non sono in mostra queste figure, non si mostrano queste figure, ma non sono perciò dimesse, e si dispongono con molta proprietà, invece, nessun tono di scollacciato divertimento, tantomeno di baccanale o di orgia, no? Si dispongono con proprietà intorno alla loro radura. E anche le figure più orgiastiche, come il gruppo sulla sinistra, l'asino, il sileno, l'altra figura, di cui poi parleremo, sono tutt'altro che volgarmente rappresentate. Certo, ricordano quelle figure che ricorrono in tutte le orgie, in tutti i baccanali, ma si dispongono secondo il metro generale della composizione, con proprietà e con misura. Non è quindi una rappresentazione orgiastica, non è una rappresentazione in cui gli elementi ironici siano particolarmente evidenti e insistiti, a meno che non si intenda appunto per ironia ogni rappresentazione di figure divine che non le mette in mostra, che non le esibisce trionfalmente. Ma riferimenti precisi a Luciano, chi non ve ne sono? Riferimenti precisi a quella dissolvente, critica, cinica ironia propria di questo autore, forse anche sopravvalutato dalla tarda antichità, qui non ve ne sono in alcun modo. Quali sono le figure? Ricordiamole prima di azzardare la nostra lettura di quest'opera e metterla in rapporto con il discorso generale che mi ho fatto su Bartolo, no? Alcune figure sono facilissimamente riconoscibili, no? Incominciamo da quella centrale, dalle due figure centrali, quelle più vicine al cesto di frutta. Una figura, come vedete, ha in mano un frutto. È Posidone, che è facilmente riconoscibile dal tridente che porta davanti a sé, e vicino può essere una Nereide, un'Anfitrite, una ninfa, vicino al suo dio Posidone. Mercurio, facilissimamente riconoscibile anche lui dalla sua verga, col doppio serpente incrociato, suo simbolo di Mercurio. Giove, che ha l'Aquila vicina e che sta bevendo, una raffigurazione abbastanza, niente affatto necessariamente ironica di Giove, no? L'insieme Giove Ganimede è notissimo e infinitamente volte variato e ripetuto anche nell'antichità. Quindi nel fatto che Giove beva, che a Giove sia stato versato da bere, non indica alcuna particolare inclinazione ironica nella rappresentazione del sommo degli dei. Quindi figure molto facilmente riconoscibili. Cerere, coronata di spighe, sulla destra, cioè sulla sinistra di Posidone, Cerere coronata di spighe. Apollo, probabilmente, che suona Dioniso, che scopre, e vedete con quanta, con quell'ultima coppia sulla destra, Dioniso e Arianna dormiente, Dioniso che scopre Arianna dormiente, con quanta ancora una volta misura, no, avvenga quella scena, no? Al di là appunto di ogni intenzione sensuale, esteriore, no? Esteriorizzata, manifesta. Come cercare di leggere, alla luce di quanto abbiamo detto, questa scena, che sicuramente contrasta, no? Ripeto, nel modo più netto, ed è per questo interessante prenderla in esame, sarebbe interessante prendere in esame, come ho fatto l'anno scorso, paragonandola appunto all'altra, quella del Mantegna, al Parnaso del Mantegna, no? Soltanto in questo gioco ne possiamo capire l'importanza, anche ai fini del nostro discorso, ma anche ai fini di una corretta impostazione della storia iconologica di questo periodo, no? Questa la grande contrapposizione è questa, no? Il trionfo degli dèi, il Parnaso, dove gli dèi vengono rappresentati, dove si cerca di immaginare gli dèi secondo la loro forma, un'idea del classico come forma e come forma compiuta, e gli dèi trasformati,
anche quelli erano una forma degli dèi, ripeto, non sto a ripetere ogni volta il suo discorso che ho fatto sulla tradizione, un'altra forma degli dèi, radicalmente diversa da quella manteniente, in cui gli dèi ci si presentano secondo una loro diversa faces, ma loro, che compete loro, esattamente come quella del Mantegna. Guardate che poi i due ambienti non erano affatto distanti, non erano affatto in lotti ideologici gli uni con gli altri. È una faces degli dèi, questa. Certamente un'altra faces rispetto a quella manteniente. Prendiamo i due opposti apparentemente, e non apparentemente, i due poli del nostro discorso, una polarità, ma di quelle polarità che Warburg ci ha insegnato a leggere, risonare insieme, quella discordia concors, sulle cui tracce Warburg era sempre. È un'altra faces degli dèi, non è la loro faces manifesta. Cos'è lo straordinario di questa scena? Lo straordinario di questa scena, l'inquietante di questa scena, non sta nel fatto che noi vediamo gli dèi un baccanale ad un orto, perché il baccanale è un orto, è altrettanto manifestativo, è altrettanto comunicativo, è fatto altrettanto per essere visto, è altrettanto una esibizione del Parnaso. È il momento in cui gli dèi sono tutti energeia, in atto, o nella loro potenza sensuale, l'orge, il baccanale, no? O nella loro forma rigorosa, o come Dioniso ebro, l'orge, il baccanale, no? Come Apollo, che domina infatti nel Parnaso del Mantegna. Entrambi i momenti, quello del baccanale dell'orgia, quello del trionfo della forma perfetta, sono manifestazioni, sono gli dèi che si mostrano. La cosa inquietante di questa rappresentazione non è che qui gli dèi facciano chissà quale orgia, non fanno nulla di tutto ciò, non fanno nulla per mostrarsi. Questo è il loro essere dimessi. Non è il loro essere dimessi in quanto è un loro essere trasandato, un loro essere di poveracci, un loro essere appunto come Luciano li immaginava. Nulla di tutto questo. La cosa che inquieta in questa rappresentazione è che qui a noi sembra di scoprire evento, gli dèi, nel momento in cui, in quell'atto in cui gli dèi non sanno di essere visti o non vogliono essere visti. Qui la cosa inquietante è che noi abbiamo una figura di dèi che non si mostra. Ma che cos'è per noi più divino se non il mostrarsi? Come ci immaginiamo gli dèi se non potenze che ci afferrano, che ci colpiscono per la loro appunto potenza? Cos'è che inquieta di questa rappresentazione? Che qui c'è una faces degli dèi quasi impotente. Semplice, dicevo prima, non dimessi, semplice, ma di una semplicità appunto che non può, o che non vuole, o che in questo istante non ci riguarda. L'inquietante è che qui sono degli dèi che non sembrano riguardarsi, che sono tra di loro. Gli dèi del Parnaso del Mantegna non sono tra di loro, sono tutti per noi. Gli dèi del Baccanale dell'Orda sono tutti per noi. Qui invece gli dèi sono per sé. Sono in questa radura del bosco per sé. Nessuno di loro è interessato a noi, allo spettatore, nessuno ci riguarda. È proprio soltanto loro questo festino. Si sono ritirati, perché mi interessa? Perché appunto ecco il tema dell'esilio. Che come dobbiamo immaginarlo radicalmente l'esilio? Noi dimentichiamo, noi, ma chi siamo per dimenticare? No, l'esilio degli dèi, questi diversi esili degli dèi, questo è uno, e forse quello proprio è l'idea dell'esilio, Il Dio si è ritirato, ha fatto pausa, è una grande pausa questo quadro, no? È una grande pausa, non è la sinfonia nel suo momento acuto, violento, manifestativo, qui il Dio si è ritirato da quelle manifestazioni di potenza, da quell'essere forma, ha dismesso il suo essere forma, il suo essere manifestazione. Ecco, non è una rappresentazione di dei dimessi, è una rappresentazione del Dio che ha dismesso il suo essere forma, il suo essere manifestazione, il suo essere potenza, e si è ritirato in sé, nella sua radura, dove si ricrea. Nessun divertimento volgare, sensuale, ma oserei quasi dire appunto un momento semmai di ricreazione. Ha fatto pausa nei nostri confronti, non suona più per noi,
non ci riguarda più, si, ecco il termine, riposa. Questo non è né orgia, né baccanale, né divertimento ironico, questo è un festino che riposa, è un riposo degli dèi. Un riposo da che? Ma un riposo dal riguardarci, è un riposo dall'essere per noi. Hanno assunto i loro abiti di riposo, non dimessi, non abiti caricaturali, non maschere. Si sono ritirati dalla manifestazione nel suo aspetto, appunto, nel suo aspetto patetico, nel suo aspetto suscitatore di pathos. Ma ecco l'inquietante di questa opera, no? Perché questa è una facies degli dèi che non ci aspetteremmo, evento, caso, che non ci aspetteremmo per nulla. Ora vi mostro gli dèi e ti mostro questo quadro. Ecco, non me lo aspetto, bizzarra trasformazione, bizzarra perché? Ma perché era Toni Lucianeschi, ma sei sicuro che era Toni Lucianeschi, che è quel bizzarro lì che fa parte della tradizione? No, non del tutto. Solo in parte, solo in minima parte, guarda meglio, sempre meno, quasi spariscono questi Toni Lucianeschi. È baccanale, è orgia, è divertimento, è sensualità, nulla di tutto questo, o minimamente, ho appena accennato. È piuttosto misura, è piuttosto semplicità. Per la nostra mente, per la nostra psiche, sempre ci saremmo aspettati da loro essere manifestazione, rivelazione, riguardare. Ma è una face degli dèi. Ed è la facies che più mostra il carattere di evento degli dèi, di evento degli dèi, perché è la facies più sorprendente degli dèi, da quella per cui loro possono anche appunto ritirarsi nella loro radura, no? E tranquillamente, senza, appena con un sorriso, quello del volto che un po' aleggia su tutti i volti, a partire da quello di Mercurio che osserva, e non è rivolto a noi, e non indica neanche l'iperuranio come Botticelli, tutti dei che svolgevano le loro funzioni, Ermete del Botticelli svolge la sua funzione ermetica, la primavera, la sua funzione. In tutti i quadri che abbiamo visto gli dei fanno i loro mestieri, qui no, nessuno fa il suo mestiere, riposano dal loro mestiere, no? Ma questo ci sorprende, perché noi siamo abituati a collegare la figura degli dei con la loro funzione, con la loro timè, con la loro competenza, e ce li immaginiamo sempre in atto. E cos'è il divino, diceva già Aristotele, se non pieno atto, energia? Sono sempre en ergon, sono sempre nel loro ergon, nel loro lavoro, questo è il Dio. Sempre energia, mai in potenza. Sempre in atto, sempre sul posto di lavoro. E sempre con gli attributi del posto di lavoro in funzione. Sempre in funzione, sempre in atto. Questa era l'idea del Dio, in Platone, in Aristotele. Ma non c'è anche una faccia davvero tenebrosa. E la faccia veramente oscura e tenebrosa, ecco la grande verità di questo quadro, non si dà con enfasi. Questo potrebbe essere solo un veneziano immaginarsi questa cosa. Non si dà con enfasi, no? Non si dà con tracotanza, l'oscuro, il tenebroso, il misterioso, no. L'oscuro e il tenebroso del divino è il semplice, è l'apparentemente dimesso. Questo è il lato oscuro, il lato non luminoso del divino. Non chissà quale abisso, chissà quale tenebra, ma questo riposo, questo festino, in cui tutti gli dèi sono in qualche modo riconoscibili, anche se trascolorano, anche se alcune figure sono appannate come quella di Apollo, anche se qua e là appunto è più che ironia sorriso che trapela, certo che c'è anche questo elemento, no? Sono tutti più o meno riconoscibili, ma nessuno in funzione, ma nessuno propriamente in funzione, nemmeno le figure più proprie, più vicine al baccanale, che non sono affatto scatenate come sarebbe la loro funzione, come sarebbe il loro mestiere, anch'esse tutto sommato riposano. E questa è la face oscura del divino. Questa è la face oscura di queste figure. La face oscura del divino è quando il Dio ci viene semplice, mangia il frutto tra sé, sta, ecco, la cosa oscura del divino che non riusciamo a capire è come faccia il Dio a stare da solo, in riposo, nelle sue varie figure, nei suoi vari aspetti, in solitudine,
nella sua radura, protetto da questo bosco, protetto da sguardi indiscreti, protetto da chiamate, protetto dalla nostra richiesta, dalla nostra esigenza che si manifesta. E questo è il lato appunto inquietante di questa opera, su cui ora magari la prossima volta che ci vediamo ritorneremo brevemente, perché dobbiamo affrontare anche il tema sulla melancolia, ma che elementi che si raccordano, spero abbiate inteso, poi appunto riprenderemo il discorso perché non ce l'ho fatta finirlo, a quanto dicevo all'inizio, cioè al tema appunto della molteplicità, della polivocità di questi esili degli dèi, queste molte facce del divino, il tema della trasformazione anche bizzarra di queste facce, e questa secondo me è appunto la più bizzarra di tutte, ma bizzarra nel senso radicale del termine che indicavo, e il tema appunto della, caro, vicinissimo, decisivo in Varbo, che aleggia qui e che vedremo in quali altre forme può manifestarsi, questo tratto, secondo me evidentissimo in questa composizione, appunto, di sorriso da un lato, no? Ma proprio in questo loro essere soli, in questo loro riposare, in questo loro non essere visti, in questo loro forse ricrearsi anche insieme a quel sorriso una vena, un timbro evidentissimo, udibilissimo di melancolia, ma non della melancolia nordica, direriana, che vedremo la prossima volta, no? Di una melancolia quale un veneziano come Giovanni Bellini poteva ascoltare, ma un veneziano come Giovanni Bellini, guarda caso, che costruisce queste opere e che è amatissimo dal dire.